Sei pronto a trasformare il villager in strega? Boom! Guardatela lì! Guardala lì, falla fuori! Proviamoci, dai! Ha funzionato? Ha dato! Con le frecce infuocate si possono svuotare i calderoni? Ma ancora! Non ci credo! Che c'è, Luca? Perché mi hai chiamato? Perché mi stavi cercando? È importante! Cosa c'è? Importante. Ma sempre in questa stanza a curiosare? Cosa c'è che ti incuriosisce particolarmente in questa stanza? Quando abbiamo comprato casa e continui a grufolare qui intorno? Sì, c'è qualcosa che non mi quadra, secondo me. C'è qualcosa di nascosto qua sotto. Come? C'è qualcosa di nascosto? Un spazio vuoto, una caverna, una grotta. Mi hai chiamato soltanto per un'intuizione senza prove. Ma mettiti a lavorare, no? Ma scusa, ma spacca allora! Se vuoi dimostrarmi qualcosa. Ma figurati, c'è qualcosa. Faccio un buco qui. Tu hai controllato quando abbiamo comprato la casa? Che no, ma certo che non ho controllato. Che cosa c'è? Oddio, ma c'è una botola. Ma scusa, ma tu non hai controllato prima questa casa? Tu dovevi controllare. Tu dovevi controllare. Io devo comprare i biscotti e basta. Ma se... Oddio. Oh, ok, forse ti conviene, non lo so, andare piano perché ti spezzi le gambine. Ma cos'è sto posto? Ma che ne so io, ma sei tu che... Di notte? Ma figurati, sono andato io di notte a fare sta roba. E poi ci sono delle strane. Questi sono materiali preziosi, Ma sì, che sono materiali. Ma che cazzo di cantina abbiamo, Luca? Ma perché? Ti dico, perché il proprietario non ci ha detto niente? Ma cos'è? Ma vi siete guadagnati il sapere supremo. Tutti i segreti di Minecraft che nessuno conosce. Premete il bottone e scoprite la verità. Ma sì, dai, vabbè, è uno scherzo, dai. Siamo ma tipo sì, tu. Che è uno scherzo. Ma scusa, ma stai scherzando? Ma anche perché. Non ci siamo mica guadagnati il sapere supremo. Abbiamo semplicemente comprato la casa che sta qui sopra. È un poco in cantina. Ma infatti. Vabbè, io ci provo, sai cosa, Luca? Io ci provo. Al massimo ci fregano un po' di soldi dal cellulare. Sai come sono quelle strane promozioni? Vediamo. Ok. Dove siamo finiti? Cosa diavolo è questo posto? Sì, ma non mi piace, questa è una barriera, Espi. Hai visto? C'hanno rinchiuso all'interno di questo posto. Ma allora, se ci vogliono insegnare i segreti di Minecraft, forse dobbiamo scoprire questi segreti. Forse dobbiamo capire come uscire da questo posto usando i segreti. Anche capito, perché ma è un po' strana come... non lo so, ma dimmelo tu. Ma io c'ho un biglietto. Crafta un pezzo di pane. Crafta un pezzo di pane. Vabbè, ma scusa, ma che razza di segreto è? Forse è un modo segreto per craftare un pezzo di pane in Minecraft. Ok, potrebbe essere. Mettiamoci al lavoro. Dici che è tipo un corso? Non lo so. Ci vogliono fare l'unica cosa che so è che ci conviene ascoltare i loro ordini. Altrimenti da qui non usciamo. Hai visto la chest? Hai visto perché la cesta? C'è? Nemmeno l'hai controllata. È pieno di semi. Ok, quindi devo fare con il legno una crafting table. Con la crafting table faccio una bella zappa. E poi piantiamo i semi. Assolutamente. Io ho la zappa, quindi prepara. Non funziona. Oh no. Oh no. Manca l'acqua. Sei sicuro? Manca l'acqua. Ma ci sono pure le spugne umide qui. Quindi non dovrebbe esserci un problema di acqua. Perché ci sono le spugne? Secondo me si possono strizzare. Tu conosci un modo per ottenere l'acqua dalle spugne? Mi sembra che forse c'era un modo, qualcosa per farlo. Ma deve essere una cosa di abbastanza segreto, perché io assolutamente non lo conosco. Forse le bisognava cuocere? Hai ragione, aspetta che faccio subito un piccone. Un bel piccone di legno, così ci prendiamo un bel po' di pietre e facciamo la nostra prima fornace. Ok. Prendine giusto quanto va. Quello è ferro? È un blocco di ferro? Aspetta che mi serve, mi sa, il piccone di pietra. Sa che metti a cuocere queste spugne. Anche se secondo me è strano, cucinando le spugne non è che dovresti ottenere l'acqua. Legna? Sì, adesso te la passo. Guarda che si cuociono, ti ho detto io. Ma che sì, si che si cucinano, così. Comunque quello che è, però si asciugano, suppongo. Ecco, spugna asciutta, che ti ho detto? Che ti ho detto? Ma secondo me questo ferro non è messo a caso. Secondo me col ferro si fa qualcosa. Ah, aspetta, forse facciamo un secchio e clicchiamo sulla spugna. È vero, assolutamente. Ah, qua dice che serve una spugna, un secchio e una fornace. Oh, quindi siamo sulla strada giusta. Ok, quindi penso che siamo vicini alla risoluzione di questo segreto. Aspetta, metto una spugna. Bravo, metti la spugna. Poi la cuociamo. Ok. Prova a mettere il secchio. Dove? Qui? Qui? Sotto? Potrebbe funzionare, non lo so. Gocciola giù nel secchio. Sì, ha funzionato. Ma cos'è sta roba? Ma davvero esiste? Ma non lo so, ma soprattutto adesso dove la utilizziamo? La mettiamo qui? Vabbè, per esempio? Qua. Guarda, ho trovato cosa. Ah, ok, mettiamola vabbè, qui. Vabbè, che è molto meglio. Un buco, va bene. Perfetto, zappa. Inizia. Funziona ora. Oh sì, guarda come funziona. Dai, vai. Pianti i semi. E crescono. Oh, guarda come crescono velocemente. Strana, La crescita accelerata penso che sia soltanto per non farci aspettare un sacco, ma questa cosa di estrarre l'acqua dalla spugna mi è completamente nuova. Il primo segreto l'abbiamo risolto e... Oh! Appena ottenuto il pane, dove c'ha
trasportato in un'altra zona ancora. Hai sentito che rumoraccio? Ma il secondo segreto ci dovrebbero compensare quando ritroviamo questi segreti. È un altro obiettivo, Espy. Un altro obiettivo. Che obiettivo è? Crafta una scodella di zuppa di coniglio. Cosa? Il coniglio ce l'abbiamo. Si è appena eccolo qua. Si è appena messo sulla chest. Poi l'albero con cui trasportare ce l'abbiamo. E i funghi. Possiamo possiamo fare qualcosa con la mucca per i funghi? Mucca. Non lo so, in qualche maniera. Però la cosa fondamentale è che io ho trovato questa spada. È una spada enchantata che ha looting C. Non so cosa voglia dire di preciso. Però sembra essere una spada che magari ci permette di ottenere più risorse quando uccidiamo qualcosa. Dici di accoppare il coniglio, che dici? Oh, mamma mia, quanta roba! Mi ha dato 2 pezzi di coniglio crudo, quindi ottimo. Così abbiamo il coniglio che ci serve. Però qua c'è la roccia. Dammi un po' di legna. Fai una crafting table. Che facciamo un piccone di legna per riuscire a entrare in questa piccola montagnola. Oh no, c'è lo spawner dei zombie. Porca miseria, hai visto? Non può essere messo a caso. O è una difficoltà. Dici? O è un aiuto? Un aiuto? Come possono essere degli zombie d'aiuto? Ok, questo è un segreto più strano degli altri. Come fanno degli zombie a aiutarti? Però i funghi dove li otteniamo? Dalla mushroom? Tu conosci un modo per ottenere funghi dalla mushroom? No, uccidendola non penso. Magari utilizzando... rasandola. Ah, aspetta, sì. Esatto, me lo ricordo. Tosandola. Con le cesoie. Però per le cesoie ci vuole il ferro. Mi sa di no, c'è soltanto bedrock qui sotto, Luca. Non abbiamo il ferro, dobbiamo trovare un altro sistema. Ma se il ferro venisse droppato dagli zombie? Aspetta. Ti ricordi che gli zombie hanno una piccola percentuale di... droppare dei lingotti di ferro? E se noi usassimo gli zombie per ottenere lingotti di ferro? Però serve un posto buio per farli spawnare. Aspetta, vediamo se funziona. Però Espio, ho brutte notizie io. Che cosa? Per la zuppa servono anche la patata e la carota. Ma come la patata e la carota? Porca miseria. Non lo so, sempre dagli zombie? Forse sempre dagli... Senti! Sono spawnati. Che tenerini che sono. Porca miseria. No, non bruciate per cortesia. Ok, è andato. Guarda quanto... porca miseria. Le carote. La spada che sto utilizzando è troppo OP. Guarda cosa ci fa ottenere. Aspetta, io vado, rischio la vita, vado. Salve! Vai! Attento! Cosa ti ha droppato? Patata! Le patate! Carota! Okay. Però soltanto un iron ingot! Porca miseria, mi tocca scendere di qua! No, ne serve un altro! Sì, eccolo qui, eccolo qui! Ce n'è uno! L'ha droppato, è tutta mia, ok, vai, perfetto. Fai le adesso cesoie. Abbiamo tutto quello che ci serve per fare le cesoie. Perfetto! Vieni qua! Una bella... Era quello il segreto! Fatto tutto! Perfetto, a questo punto la mia scodella, il mio fungo, la mia patata e il mio coniglio. Però non so come metterli, come si fa? No, veramente Luca, come si fa? Basta tutto, metti la scodella. Ok. Al centro la patata, a destra il fungo. A sinistra la carota e sopra il coniglio. Fatto! La zuppa di porca miseria, nemmeno il tempo di prenderla in mano. E ora qual è il nostro compito, qua è buio, Luca? Qual è l'altro segreto che dobbiamo scoprire? Tieni 10 terre. Ottieni 10 pezzi di terra. Aspetta, vabbè, uno è qui. Cos'è la caccia al tesoro? È diventata all'improvviso una caccia al tesoro. Oppure c'è qualche modo strano per ottenere la terra? Non lo so, Luca. Perché non ci sono abbastanza pezzi di terra? Abbiamo soltanto 2 pezzi di terra. Uno qui sotto l'albero. Questa è l'ana. E uno che ho già nell'inventario. Aspetta, Espy. Perché qui c'è scritto che bisogna usare la terra e la gravel. La terra e la gravel? Cosa fai con la terra e la gravel? Aspetta, intanto ci serve un modo per craftarle. Lo puoi fare anche nell'inventario? Oppure... Aspetta, so cos'è. Così? Io ho capito cos'è. No? Se ne metti 2 e 2 dovresti poter fare la terra quella schifosa, davvero? No? Davvero? Quella dove non cresce niente. Ecco qua la coaster. 4, qui abbiamo moltiplicato la terra. Abbiamo moltiplicato. Perché la mischi insieme? 4. Cioè, qui dentro c'è sia terra che gravel, ma viene comunque considerata terra. Però adesso bisogna trasformarla in terra, scusami. No, rimane coarse dirt, rimane terra arida. Secondo me, visto che è terra arida, possiamo fertilizzarla in qualche maniera con del bone meal, ad esempio. Con la zappa. Possiamo zappare. Via di zappa. Ed ecco a te una bella zappa. Vediamo se funziona. Zappa. Oh, funziona! Ma perché funziona. Mi picchi? Ma beccati sta zappa. Guarda, te l'ho detto, funziona che avrebbe funzionato. Guarda che spettacolo. E nemmeno la zappa, cioè la proprio la trasforma. Secondo me è una cosa basta, di Minecraft segreta. Sì, è segretissima come cosa. Ecco come si può moltiplicare la terra. Ci siamo quasi, Luca. Guarda che piazzo questi 8 pezzi di terra. La zappo tutta. Zappa e ora tutto, ci manca io la raccolgo. Pochissimo. Perfetto. Per ottenere solo l'ultimo passaggio. Io ne ho 5. Togliti, ecco qua. 10 esatti, passami tutta la terra che hai. Vieni. Perfetto. Ce l'abbiamo?
Sì! Sì! Ce l'abbiamo! E probabilmente ci sarà un altro segreto che ci salverà la vita. Cioè, che cosa? Aspetta. Oddio. Ah, eccolo lì, eccolo lì. Che cosa? C'è scritto. Non puoi romperlo. Oh, ok, nel senso che, vabbè, cioè, bisogna si riferisce al calderone. Dobbiamo svuotare il calderone senza romperlo. Oh, ok, quindi con delle bottigliette. Guarda qui. A me mi è fregato tutto. Porca miseria. Praticamente sto pensando ai modi che si possono fare per svuotare un calderone. Cioè, o con la bottiglietta o col secchio. D'accordo, oppure e poi lavandoci dentro l'armatura. È vero, quindi ci serve della pelle, ma dalla pelle si usano, cioè, si ottiene dalle mucche. E non abbiamo delle mucche. Ma aspetta, ma i banner una volta li abbiamo lavati in uno scenario. Sei un genio! I banner, è vero. Quindi con la stringhe facciamo la lana? Fai la lana con le stringhe? Io pensavo di aver detto una stupidaggine, ma com'è che si fanno sti cosi, sti banner? Allora, con le stringhe servono la lana, giusto? 6 pezzi di lana e uno stick dovrebbe bastare. Ok, vediamo come ce la caviamo. Sì! Oh, il banner bianco. Vai, perfetto. Lavalo. E a questo punto basta lavarlo così? No, non funziona. Non funziona, Luca. Mi sa che bisogna sporcarlo. Bianco. O comunque, non lo so. Ah, col bone meal. Vai. Fallo fuori. Pigliamo. Vieni qua. Che male. Ok, un sacco di. Ma rimetti le torce. Rimetti le torce, Luca. Non dobbiamo rischiare la vita. Sì, ha funzionato. Penso sia leggermente diverso. Prova a lavarlo. Vediamo. Funziona. Funziona. Vai, ricoloralo e risporcalo. E rilavarlo. E così. Oh yes. Guarda che altro bel progresso stiamo abbiamo fatto. Stiamo diventando troppo bravi a capire troppo i segreti. Troppo bravi. Oddio. Un porco. Così all'improvviso. Ah, c'è lo spawner, che spavento. Ti è spawnato dietro. Mi sono spaventato. Tranquillo, ma piuttosto cerchiamo di capire cosa bisogna fare. Dice di craftare un compasso. Una bussola dunque. Che cosa? Ho già capito. Guarda che c'è un altro spawner. Come hai già capito? Com'è possibile che tu abbia già capito? Guarda cosa c'è in questa chest. Che cosa c'è? L'uovo tutto a destra, fulmine. Guarda cos'è. Hai ragione. Quindi teoricamente hai noi capito? Possiamo utilizzare il fulmine, farli diventare il maiale. Oh, dei pigmen. Poi accoppiamo i pigmen, otteniamo le pepite. E con le pepite facciamo i lingotti. Mamma mia. Pronti? Boom, baby. Oh yes. Adesso potrebbe essere un po' pericoloso farli fuori. Assolutamente, quindi equipaggiamo bene tutto quello che ci serve e diamo inizio alla caccia. Venite qua. Tento. Sono troppo forti. Prendile. Lingotti. In effetti ne bastava tre lingotti e 2 stack di pepite. Stai scherzando, ci hanno dato direttamente i lingotti. Vabbè, allora a questo punto non servono nemmeno le pepite. Allora il ferro dove lo otteniamo? Aspetta però. Da dagli zombie lo otteniamo. Nella chest. Guarda cosa c'è. C'è una pozione di debolezza e una mela. Già. E non sono a caso, non credo siano per cibarci. Beh, immagino, ma cosa ci facciamo prima. Queste cose? Sai cosa Aspetta. Si può fare con quelle cose lì? Si può convertire un villager zombie Bravo. In un villager normale. Uno zombie in un villager. E magari lui ci può scambiare le cose. Ma ne ho appena ucciso uno di zombie villager. Ma porca miseria, ma sono stupido veramente. Vabbè, facciamoli spawnare un'altra volta. Guardalo qui, che è spawnato il nuovo. Ti ho dato un po' di ferro intanto, perché anche quello ci servirà no, dopo. No, non mi hai dato il ferro. Però intanto Vabbè, cerchiamo intanto di farlo curiamolo. Tornare villager. Oh! Fallo uscire. Altrimenti uno schifo. Togliti, che devo fargli strada. Signor villager, si muova. Vada fuori. Porca miseria. Vai fuori, stupido. Tanto non ci dà niente. Non ho capito cosa dovremmo farci. Dobbiamo, secondo me, scambiare qualcosa. Dannazione, ma non è il tipo di villager che ci serve, magari. Un nuovo bigliettino. Questa è la cosa segreta. Cosa? Non puoi capire, Espi. Come la cosa segreta? Cosa vuol dire? C'è ancora più segreto di quello che già abbiamo fatto adesso. Se colpisci un villager con un fulmine, diventa una strega. No, una volta è capitato, una volta mi è successo. Oh, porca miseria. Davvero? Sì. Però il problema è che una volta abbiamo ottenuto la strega, cos'è che droppa la strega di così importante? Ma magari droppa la redstone. Guarda che si nasconde, vieni 3, fuori. 2, 1, boom! Porca miseria, esci! Non riesco a colpirti col fulmine qui dentro. Ok, e boom, baby! Adesso attenzione, dobbiamo prendere. Guardala dobbiamo lì, prenderlo. Falla fuori! Fuori! Vieni qua! Sì, guarda quanta redstone! Redstone e zucchero! Zombino, eccolo qui! Ma salve, zombino! Fallo fuori! Vieni qua! C'è un po' di ferro! Sì! Meno un... Oh, sì!
Oh, ed eccoli qua, gli ultimi due pezzi di ferro. Davvero? Che ci servivano. Dammi. Fallo tu, la faccio io la bussola. Oh, anche perché ho avuto io l'intuizione. Ecco qui, la bussola. Oh, yes, subito. Oh, dove siamo ora? Anche qua. Svuota questo caldero. Oh, porca miseria, un altro modo. Un altro modo. Qua c'è del ferro, non basta ottenere un piccone. Ah, vabbè, semplice. È semplice questo, ma che razza di segreto è? Posso ottenere la pietra che mi serve per un bel piccone. Smettila! Per un bel piccone di pietra. E col piccone di pietra otteniamo il ferro, col ferro il secchio e tutto quanto. Come? Ma come non funziona? Ma stai scherzando? Ti ho detto che era troppo semplice, ti ho detto, ci stanno mettendo la prova. A quanto pare questo calderone non si può svuotare con il secchio. Ci deve essere un altro metodo. Magari nessun calderone si può svuotare con il secchio. Magari non posso, lo so. Posso spaccarlo? Non c'è scritto di non poterlo spaccare. Non puoi spaccarlo. C'è scritto. C'è scritto perché dico. Cioè. Ma mi sto vergognando, Espi. Perché ti stai vergognando? Non posso crederci. Ma come non puoi crederci? È complicatissimo e non ci saremmo mai arrivati. Infatti, c'è scritto cosa dobbiamo fare. E ti giuro che è una delle cose che credevo non potesse mai succedere. Cioè, cosa vuoi dire? Cos'è che non possiamo non sapere? Scusami. Crafta un accendino. Crafta un accendino. Devo dar fuoco all'albero? Datti fuoco. Oh, che quello dà fuoco all'albero. Scusi, mi sono fatto prendere un po'. Devo darti fuoco, Espi. Ma stai scherzando? Mi do fuoco. Non preoccuparti, No, io non mi do fuoco a caso. Dimmi cosa devo fare esattamente. Datti fuoco e fidati. Che funziona sempre. Vai, buttati nel calderone. Il calderone. Non è facile. Hai visto? Il livello di acqua si è abbassato. Ti spegne. Cioè, ma dai, entra. Quando? Ma dove? Ma chi lo sapeva? Sì, se lo c'entri. Lo so, non è facile. Ho messo su un po' di peso. Ma chi è che non sapeva una cosa del genere? Entra in calderone. Ok. E ce l'ho fatta. Non ci credo. Ma è assurdo. Io non lo sapevo sta cosa. Ma è impossibile sapere una cosa del genere. Dove? Dove la si trova scritta in qualcosa di simile? Un altro metodo assurdo. Un altro metodo. Ma non è possibile. Svuota questo calderone. Con cosa stavolta? Con cosa? Espi, secondo me qua dobbiamo risolvere la questione in modo analitico. Dobbiamo analizzare quello che abbiamo. E se ci dovessi andare un'altra volta dentro, magari infuocandomi in maniera ma differente? Ma non abbiamo il ferro. Non c'è ferro. Vabbè, non c'è ferro, ma vabbè, ok, magari. Aspetta, pensiamo. Quindi abbiamo polli, abbiamo gravel, ok, quella era nascosta. Abbiamo polli, abbiamo gravel, e cos'altro abbiamo? E poi guarda qua. Perché se abbiamo gli stick possiamo fare delle frecce. Delle frecce, qui dobbiamo forse incantare qualcosa. Sei sicuro? Ah, aspetta, le frecce infuocate? No, si possono fare? Hai ragione. Dici che anche quelle funzionano? Secondo me sì, per darci fuoco funziona. Eh beh, sì. Ok, quindi prendi. La spada bisogna fare. Bisogna fare una spada. Aspetta, ma dov'è che otteniamo gli stick? Scusami, Luca. Luca, un attimo, se usassimo questo germoglio per far crescere un albero vero e proprio? Oh, dici che può funzionare? Secondo me è l'unica fonte di legno. Era nascosta in piena vista. Okay, però ci sarà un Ah, no, è vero che qua cresce tutto velocemente. No, porca miseria. Perfetto. Perfetto, quindi così otteniamo il mondo per le frecce. Una spada? Anche una spada? Secondo te? Frecce. Sì, per prendere le ragnatele. Oh, ecco qua. Quattro frecce, ora faccio le altre e siamo a posto. Oh, ecco qua, 12 frecce. Dobbiamo incantare l'arco. Dobbiamo incantare l'arco però. Hai ragione. Andiamo qui sotto. Facciamo il bel incantamento, perché prima ho visto che qua nella chest ci sono vari incantamenti. C'è Fire Aspect, che penso... È Flame o Fire Aspect? Forse Flame? Hai un po' di esperienza? Circa 2 livelli. Non me la cavo benissimo. Dovrebbe bastare. Fiamma! Che spettacolo. Facciamo una piccola prova, Luca. Dai, aspetta! No! Funziona! Subito a sprecare frecce. Vieni su che proviamo subito se va. Non hai detto che sia giusto. Scusa, prova direttamente a sparare dentro il calderone. Davvero? Perché, scusami? Magari funziona. Oh! Andato! Ha funzionato! Ha spento la freccia! Quindi... Ma ancora! Per un tiro sbagliato! Ho scoperto la cosa della vita! Dal si possono svuotare i calderoni! Ma che diavolo! Colpendo i calderoni dal lato! Con le frecce in fuoco! E adesso non funziona più! Un po' più in basso, forse! E adesso... Guarda. Ha funzionato! Oh, sì! Sì! Congratulazioni! Sì. Stiamo passando attraverso tutti i livelli. Oh, che abbiamo affrontato. Tutte le cose che abbiamo fatto. Luca, devi segnarti tutte le cose che abbiamo imparato oggi, perché ci saranno fondamentali e utili. Guarda che sono utilissime. Wow, dove siamo finiti? Siamo tornati nella nostra cantina. Porca miseria. Non c'è più il pulsante, no. Ma oh, porca miseria. E ora? Mi sa che la challenge finale è capire come ritornare a casa nostra da qui.
Ci hanno tolto tutto quello che avevamo nell'inventario. Buona fortuna, Luca. Facciamo così. Io ti salgo sulle spalle. Vieni qua. Vieni qua. Vai. Ti assicuro che non peso tanto. Arrivo! Ah! Quindi, gente, questi erano i segreti di Minecraft che quasi sicuramente non conoscevate. Però diteci qui sotto quali di queste già sapevate. Lasciate tantissimi mi piace se volete un altro video come questo. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!